Motori di cavalli, lo sapete anche nel mondo dei motori. La Lancia Martini di Loubet ha vinto il Rally della Costa Brava, prima prova del campionato europeo. Terzo si è classificato il biellese Maurizio Liatti, sempre su Lancia. Liatti è stato ospite, insieme ad altri campioni, della festa per i 25 anni della scuderia Biella Corse. Una Fiat 501 modello 1925, l'antesignana di molti brividi dei motori. Cosa succede quando si fa un compleanno? Si sfoglia di solito l'album di famiglia ed è quello che ha fatto la scuderia Biella Corse, allestendo per la sua annuale assemblea che apre l'attività 1989 anche una mostra di macchine. A parte la Fiat 501 di cui parliamo, abbiamo visto un modello di Lancia Aurelia e poi le macchine di oggi, la Delta Integrale, la Ford Sierra Cosworth e anche la BMW M3 di Viotti. Biella Corse è nata nel 73 e rappresenta in Piemonte la punta avanzata del rallismo. Scomodiamo i nomi di Trossi, Bracco o Federico Ormezzano, Tramezzino, ora dirigente industriale e ancora pilota per hobby. La scuderia cura ogni anno il più importante dei rally piemontesi, il Rally della Lana, campionato italiano e europeo. Inoltre ha indetto un campionato biellese rally, una classifica tratta da tutti i campionati con le migliori prestazioni dei piloti biellesi. I programmi 89 del presidente Enrico Ramella. Ci sono senz'altro tutti i rally nazionali, i rally di campionato italiano e campionato europeo in Italia e all'estero e tutto un programma di campionato italiano fuori strada con i nostri portacolori Dondi e Ceria. Ed eccoci alla festa della scuderia che si dilata a ospitare anche grossi nomi dei motori, Alex Fiorio dal Mondiale, Zanussi e Cerrato dal campionato italiano, Franco Picco, Balestrieri e Zanichelli dalla Paris-Dakar. Festeggiatissimo naturalmente a Biella, Liatti, ancora per la Grifone, scuderia, però Biella Corsa lo considera di casa ovviamente. Grande successo biellese. Terzo posto al Reduce della Spagna, lasciamo che sia lui a raccontarci com'è andato. Ma direi molto bene, era il mio primo debutto su questa vettura, sulla Lancia Delta Gruppo A, mia prima gara, un terzo posto sudato veramente sotto tutti gli effetti, mi è sfuggito la seconda posizione solo per 13 secondi, comunque sono veramente soddisfatto.